Dopo aver diviso il nostro foglio come al solito nei quattro riquadri e aver intestato i tre piani di proiezione, piano orizzontale, piano verticale e piano laterale, passiamo, e oltre che la linea di terra, passiamo col rappresentare la proiezione del nostro poliedro, quindi la nostra piramide, sul piano orizzontale, cioè l'ottagono di base. Come al solito partiamo dalle tre proiezioni del punto H sui tre piani di proiezione. Abbiamo visto che H dista 1 cm dal piano orizzontale, per cui misurerò da O verso l'alto 1 cm, segnerò un puntino e come al solito facendo ricorso alle due squadre traccerò una linea di costruzione orizzontale passante per quel puntino che passa dal piano orizzontale al piano verticale. Ricontrolliamo di aver misurato correntemente un centimetro, infatti non l'abbiamo fatto. Lo riprendiamo, misuriamo, tracciamo questa linea di costruzione che va dal piano verticale al piano laterale, per poi passare alla coordinata successiva per il punto H. Infatti il punto H dista 4,5 cm dal piano verticale, che vanno misurati come al solito da O verso il basso, quindi misuro 4,5 cm, segno il puntino e ricorrendo ancora una volta le due squadre traccio una linea di costruzione orizzontale fino ad arrivare all'asse verticale e poi da lì passo al piano laterale attraverso una linea inclinata di 45 gradi, quindi in questo caso inverto la posizione delle squadre. Sto utilizzando la matita 2H perché finora sto disegnando soltanto delle linee di costruzione. Fatto questo, arrivo fino alla linea di terra e dall'intersezione con la linea di terra parto con una linea di proiezione verticale e finalmente sono in grado di determinare la prima proiezione di H, cioè la proiezione di H sul piano laterale che si chiamerà H terzo e si troverà in questa posizione, all'intersezione tra le linee, le prime due linee tracciate. Questo è H terzo. Non è un caso il fatto che abbia prolungato questa linea di proiezione verso l'alto perché abbiamo già visto che il punto V terzo si troverà verticalmente rispetto ad H terzo. Passiamo alla terza coordinata di H, quindi dobbiamo misurare una distanza di 4,5 cm dal piano laterale e la misuriamo come al solito da O verso sinistra, misuriamo 4,5 cm e sempre come al solito ricorrendo le due squadre, allineando una delle due al margine orizzontale della squadratura. Ci appoggiamo perfettamente, appoggiamo l'altra senza far muovere la prima, formando un angolo retto, facendola scorrere a destra e a sinistra finché essa non passi per il punto segnato. E finalmente con la matita 2H possiamo tracciare la nostra linea di costruzione. E determiniamo rispettivamente, come sempre, le proiezioni di H rispettivamente sul piano orizzontale, quindi H' e sul piano verticale, quindi H'. Passiamo al disegno di A. La differenza, l'unica A differisce da H solo per la distanza al piano laterale, che si misura da O verso sinistra, pari a 8 cm in questo caso. Quindi misuriamo da O verso sinistra 8 cm, segniamo un puntino, ricorriamo le due squadre per fare una linea di costruzione verticale passante per il puntino precedentemente segnato. E in questo modo siamo in grado di determinare anche le tre proiezioni di A, che sono sul piano orizzontale A', sul piano verticale A', e sul piano laterale avremo A'. Dove ce l'avremo A'? Seguendo il percorso A e H si trovano allineati, per cui qui avremo A'. Coincide tre lineette orizzontali, come lo vuole, ma con tre lineette con H'. In questo punto qua. Adesso vediamo che in questo caso specifico A si trova ad ovest rispetto ad H. Nulla, non cambia nulla, il nostro modo di procedere non cambia, dobbiamo semplicemente puntare il compasso, partire dalla proiezione sul piano orizzontale, quindi puntare il compasso in H', aprirlo fino ad A', tracciare la circonferenza circoscritta al poligono di base, o meglio alla proiezione del poligono di base sul piano orizzontale, che è questa.
avrà un raggio di 3,5 cm in questo caso specifico. Adesso facciamo la costruzione dell'ottagono inscritto in questa circonferenza. Per farlo possiamo ricorrere, data la simmetria del poligono, sia su rispetto a una linea orizzontale, rispetto all'asse orizzontale che all'asse verticale, possiamo ricorrere alla squadra, o facciamo la solita costruzione dell'ottagono per semplicità, ricordando che le diagonali formano con le diagonali inclinate formano angoli di 45 gradi rispetto alla diagonale orizzontale e a quella verticale. Mettendo le squadre in questa posizione e facendo in modo che il lato inclinato della squadra 45 gradi passi per H', possiamo tracciare queste due linee di costruzione che ci consentono facilmente di determinare i vertici mancanti della base ottagonale, che sono questi. Ora indichiamo quindi i punti di intersezione tra le diagonali, i vertici mancanti sono tra le diagonali e la circonferenza iniziale sono i vertici mancanti che vado ad indicare in senso antiorario, o meglio le proiezioni dei vertici mancanti della base sul piano orizzontale. Quindi avremo B', C', poi avremo D', E', F', G', H per il momento lo lasciamo perché l'abbiamo già utilizzato per il centro dell'ottagono, e quindi passiamo al punto I'. Dobbiamo adesso fare una piccola considerazione. Abbiamo già detto che le diagonali devono essere alla fine del lavoro ricalcate, perché non rappresentano soltanto delle diagonali, ma rappresentano la proiezione degli spigoli delle 8 facce laterali della nostra piramide sul piano orizzontale. Inoltre devo congiungere tutti i vertici per trovare l'ottagono di la proiezione dell'ottagono di base sul piano orizzontale. Quindi ricongiungo inizialmente con la matita 2H. Posso adesso, ricordo che per congiungere due vertici non è necessario ricorrere a due squadre, perché per due punti passa una ed una sola retta. Quindi passo adesso allo step successivo, appena avrò finito di congiungere, posso riportare questi vertici sul piano verticale e sul piano laterale. Ora, abbiamo detto che piano orizzontale e ottagono e base ottagonale della piramide sono complanari, il che significa che quando vado a proiettare i vertici della base della piramide sul piano verticale e sul piano laterale, essi si troveranno tutti alla stessa altezza, quindi tutti su questa linea di costruzione iniziale tracciata. Per determinarli devo semplicemente tracciare delle linee di costruzione verticali per determinare le proiezioni dei vertici sul piano dell'ottagono di base sul piano orizzontale, mando delle linee di costruzione verticali per ciascuna delle proiezioni sul piano laterale orizzontale. Per una questione di allineamento tra i due piani. Quindi faccio in questa maniera, poi passo ai vertici D ed F che per una questione di simmetria del disegno si devono trovare perfettamente allineate, e infine passo al vertice E. E quindi in questa posizione ho già definito c'è a secondo. Qui ci saranno i due vertici B e D che si troveranno allineati. Quando faccio, ricordando che la piramide emerge dal piano orizzontale, viene proiettata qua sopra. Per cui i vertici B e D coincidono in questa posizione, B secondo coincide con I secondo. Adesso qui abbiamo tre vertici che coincidono, che sono i tre vertici, tre punti che coincidono, che sono i vertici C e G, oltre che il centro H dell'ottagono di base, per cui dovrò scrivere C secondo coincide con H secondo coincide con G secondo. Poi passo qui avrò la coincidenza tra i vertici D secondo ed F secondo, e qui finalmente avrò il vertice E secondo. Ora, la piramide ha un'altezza VH pari a 7 cm. Questi 7 cm rimangono tali anche quando il segmento viene proiettato sul piano verticale, poiché è un segmento parallelo al piano verticale, essendo perpendicolare al piano orizzontale, per cui non si deforma assolutamente, il che significa che i 7 cm che servono per determinare la posizione di V secondo vanno misurati a partire da H secondo, quindi 7 cm da H secondo, a cui se poi voglio sommare un centimetro
rispetto alla linea di terra, cioè quindi la misura del segmento H secondo V secondo sarà 7 cm, quindi devo misurare 7 cm da H secondo per trovare V secondo, che sta qui. Ma se voglio sapere la distanza di V secondo dalla linea di terra, essa sarà rappresentata la somma di questi 7 cm più quest'altro centimetro, complessivamente 8 cm. Per completare il disegno della proiezione sul piano laterale, sul piano verticale, congiungo V per formare il triangolo isoscele di cui parlavamo prima. Ma non devo limitarmi al triangolo isoscele, devo disegnare anche queste linee che rappresentano le proiezioni degli spigoli laterali, delle spigoli delle facce laterali della piramide sul piano verticale. Attenzione a non congiungere V con questi punti, ma congiungere V con i vertici che si trovano un centimetro più in alto rispetto alla linea di terra. Posso passare, appena avrò finito questa operazione, al disegno della proiezione sul piano laterale. Ora, il vertice V terzo della piramide deve trovarsi alla stessa altezza del vertice V secondo, per cui per farlo, per determinare la posizione di V terzo, mando una linea di proiezione orizzontale che mi parta dal piano orizzontale al piano laterale. Ora, V terzo si deve trovare, essendo una piramide retta con altezza perpendicolare al piano orizzontale, V terzo si deve trovare sulla verticale passante per H terzo, quindi si trova qui. Non mi resta che determinare le proiezioni degli altri vertici di base sul piano laterale. Per farlo conduco delle linee di costruzione orizzontali dai vertici, dalle proiezioni dei vertici di base sul piano orizzontale. Quindi parto da G', mando una linea di proiezione orizzontale, arrivo fino all'asse verticale, faccio sempre ricorso alle due squadre, poi passo ai punti successivi, anche in questo caso per una questione di simmetria si devono trovare assolutamente allineati, e ripeto la stessa operazione anche per i vertici B' e D', ed infine anche per il vertice C'. Poi riporto questi punti con delle linee inclinate di 45 gradi sul piano laterale, con questa posizione delle squadre. Quindi sul foglio appoggio come al solito la squadra 45 gradi. Mi fermo sulla linea di terra e da lì posso finalmente disegnare dei punti di intersezione con la linea di terra, posso tracciare delle linee di proiezioni, delle linee di proiezione verticali fino a raggiungere la linea sollevata di un centimetro rispetto alla linea di terra e superarla per poter poi determinare le intersezioni con essa. Quindi in questa maniera 1, 2, 3, senza perdere l'allineamento della squadra d'appoggio che funge da guida, disegno anche queste ulteriori due linee, determino i punti. Allora, G si proietta sotto forma di G terzo sul piano laterale e deve mantenere allineamento sia con G' che con G secondo, per cui G terzo non può che trovarsi in questa posizione. I va a coincidere con F, per cui si trovano qui. I terzo coincide con F terzo. Qui non avrò più soltanto A e H, ma avrò anche E terzo, quindi A terzo coincide con H terzo, coincide con E terzo. In questa posizione avrò B terzo e D terzo. In questa posizione avrò C terzo. Tutti questi punti devono essere congiunti con V. Anche in questo caso non facciamo l'errore di congiungere V
con i punti che si trovano sulla linea di terra, ma abbiamo detto che la piramide è sollevata di un centimetro, è come se fosse posizionata su un piedistallo invisibile che ha un'altezza di un centimetro, per cui tutti i vertici sono sollevati di un centimetro e lo stesso devono essere le sue proiezioni sul piano laterale e sul piano verticale. A questo punto non ci resta che ricalcare tutti gli spigoli con la matita HB a partire dal piano orizzontale o da qualsiasi piano si voglia, ricordandoci che le diagonali rappresentano gli spigoli delle facce laterali. Diagonali che nel caso, per esempio, di un prisma non vanno ricalcate, poiché il prisma è dotato di due basi, una superiore ed una inferiore. Per cui le facce laterali non convergono verso il vertice V. Già che stiamo parlando del vertice V, dobbiamo dire che V e H coincidono quando stiamo proiettando sul piano orizzontale. Per cui qui scriviamo V' coincide con H'. Chiudiamo l'ottagono e poi ricalchiamo le varie diagonali. Abbiamo completato il disegno della proiezione sul piano orizzontale, passiamo al disegno della proiezione sugli altri piani, passiamo per esempio al piano verticale. Allora, piano verticale, ricalchiamo gli spigoli, questo spigolo va ricalcato fino a questo punto, passiamo questi altri due spigoli inclinati. E infine la linea, questo segmento che rappresenta la proiezione della base della piramide sul piano verticale e poi passiamo al piano laterale in questo modo, replicando quello che abbiamo già fatto sul piano verticale. Per poi passare alla colorazione, con la solita regola, rispettare la coerenza dei colori, ossia la stessa faccia proiettata sui tre piani deve essere colorata con lo stesso colore.